Buonasera, prima giornata di gare alla 22esima Olimpiade di Mosca. L'Unione Sovietica ha conquistato 4 medaglie d'oro, una in data alla Germania dell'Est. Nel corso della trasmissione vedremo alcune fasi, le salienti di questa prima giornata olimpica e poi parleremo di pugilato, soprattutto con Rocky Mattioli che è nel nostro studio con la signora Silvia. Nel sommario figurano anche questi argomenti: calcio, baseball, sci nautico e automobilismo. Per quanto riguarda le notizie del giorno, va detto subito che l'olandese Zoetemelk ha vinto il Tour, il Giro di Francia. Ma veniamo subito all'Olimpiade. Il nuoto, come detto, è stato al centro dell'attenzione. La tedesca dell'Est, Barbara Krause, ha stabilito in batteria il record mondiale dei 100 stile libero col tempo di 54 secondi 98 centesimi. Il primato precedente era della stessa Krause. Due primati del mondo sono stati battuti, uno eguagliato. Gli italiani, beh, direi che sono andati piuttosto bene, hanno migliorato 3 record nazionali. Ma vediamo il servizio sul nuoto, seguirà poi quello sulla 100 km di ciclismo. Allora, Arvidsson, Tervoor, Pittel, Fesenko, Hubbell, Morris e Gorelick sono i finalisti della prima medaglia d'oro olimpica, 200 metri farfalla. Partito bene Pittel in corsia 3, non molto bene invece Fesenko in corsia 4, che ora deve recuperare. Ed è Pittel da 27.39 il suo passaggio davanti a Vervoorne e Arvidsson. Fesenko è soltanto quarto, ha recuperato, è partito molto male Fesenko. Sta ora però recuperando il sovietico, anche se in seconda corsia c'è Fervorn che ai 100 metri dovrebbe essere in testa, insieme a lui Pittel, Fervorn e Fesenko che sta... Fesenko è passata in testa di Jarez, in testa Fesenko. 58-29 il passaggio di Fesenko contro il 58-10 che era stato il record del mondo, quindi è sulla buona strada per tentare l'attacco al record del mondo. Sergei Fesenko che passa in 1-28-73 contro 1-28-49, ancora in ritardo, potrebbe forse ritoccare il record europeo e non quello mondiale. Tutto dipende da queste ultime bracciate, siamo ai 25 metri conclusivi con Sergei Fesenko che sta ormai dominando nettamente la gara, la sua ormai una lotta contro il tempo perché ormai il titolo olimpico è senz'altro suo, il primo titolo olimpico dei Giochi di Mosca di Sergei Fesenko. È partita la finale della staffetta 4x100 mista, corsia 1 la bulgara Dangalakova. In corsia 2 Laura Poralosso che è partita bene in questa finale, questa mattina invece è un po' scivolata in partenza ed è infatti la Poralosso è andata un pochino al di sotto dei suoi tempi normali, ha fatto 1:06:09 mentre la Poralosso è in grado di fare molto meglio essendo detentrice del primato nazionale col tempo di 1:04:77. Qualora la Poralosso dunque riuscisse a esprimersi ai suoi livelli e qualora le altre si confermassero, soprattutto la Seminatore e la Vallarin che sono andate bene e anche la Savi Scarponi, se riuscisse a migliorarsi ancora, potrebbe il primato italiano essere notevolmente ritoccato ancora una volta. Si sta concludendo con la Rika Reinisch in testa alla prima frazione, vediamo il tempo della Reinisch, è importante vedere se c'è stato l'attacco al record del mondo. 1:51:01 è primato del mondo uguagliato, primato del mondo uguagliato per la Reinisch, 1:51:51, vediamo la Poralosso, 1:04:20 primato italiano per Laura Poralosso, molto bene Laura Poralosso. Non solo si è migliorata rispetto a stamattina quando aveva avuto una defaillance in partenza, ma ha ottenuto anche il primato italiano. Splendida prova di Laura Poralosso che ha gareggiato in seconda corsia, ha ottenuto il primato italiano in questa specialità sulla scia di un primato del mondo
uguagliato da parte della Rika Rajnish. Ora sono le raniste in vasca, vale a dire la Bogomilova per la Bulgaria, Sabrina Seminatore per l'Italia, Elvira Vasilkova per l'Unione Sovietica, Ute Geveniger che è la primatista del mondo in carica per l'Unione Sovietica e per la DDR. Poi abbiamo Margaret Kelly per la Gran Bretagna, Eva Maria Akanson per la Svezia, Lisa Curry per l'Australia e Brigitte Pratz per la Romania. Non c'è storia per quanto riguarda l'esito della gara, contano ormai soltanto i tempi e i piazzamenti dal secondo posto in poi. La DDR è passata in 2:10.97 a metà, 2:10.97, che è nettamente in vantaggio rispetto al vecchio record che era stato di 2:12.38. Un paio di secondi meglio, dunque stiamo per assistere al record del mondo in questa specialità della staffetta 4% mista. Il record del mondo, ripeto, è 4:07.95. Ecco le farfalliste che stanno concludendo la loro prova. Le farfalliste sono Moneva, Savi Scarponi, Grishenkova, Pollack, Osherby, Martenson, Van de Graaff e Parashiv. Vediamo adesso la posizione della squadra italiana che è quarta. Quarta la squadra italiana, vediamo il passaggio 3:11.11, il passaggio contro il 3:11.91, in vantaggio rispetto al passaggio record. E il 3:19.72 per la squadra italiana. 3:19.72, nettamente in anticipo di 3 secondi in anticipo rispetto al passaggio record di questa mattina. Ultima frazione con la Minceva, Ballarin, Strunnikova, Metschuk, Croft, Gustafsson, Brown e Panulescu. Vediamo l'attacco al record del mondo che, ripeto, di 4:07.95 per la Germania orientale, per la Repubblica Democratica Tedesca. Ecco la Metschuk che arriva al record 4:06.67, record del mondo. Al secondo posto la Gran Bretagna, al terzo posto c'è l'Unione Sovietica, quarta è in corsia c'è la Svezia, quinta l'Italia in 4:19.05. 4:19.05 ancora record per la squadra italiana. Prima gara di ciclismo ed è subito Unione Sovietica che si è riconfermata la migliore formazione in senso assoluto, bissando l'oro ottenuto 4 anni fa nella 100 km. Gli azzurri Giacomini, De Pellegrin, Maffei e Minetti si sono piazzati al quinto posto in 2:04:36, a 3:15 dai sovietici che hanno dominato la gara. Medaglia d'argento alla Germania orientale con un distacco di 1:30. Il bronzo ai cecoslovacchi che hanno chiuso con lo stesso tempo dei tedeschi, 2:02:53. Per attribuire la medaglia d'argento si è fatto ricorso ai decimi di secondo. Negli ultimi 25 chilometri i cecoslovacchi hanno recuperato ben 23 secondi ai tedeschi, calati paurosamente nel finale, ma hanno visto sfumare l'argento per 71 centesimi di secondo. È stata questa l'unica suspense in una gara che i sovietici hanno sempre controllato. Infatti già al 25esimo chilometro erano al comando con 45 secondi sui bulgari, gli azzurri a 55 secondi. Al 50esimo chilometro i sovietici avevano 50 secondi sui tedeschi, 1 e 2 secondi sui bulgari, crollati poi nel finale, 1 e 6 secondi sui cecoslovacchi, 1:23 sui polacchi, 1:58 sugli azzurri. Percorso interamente pianeggiante sul rettilineo che da Mosca porta a Minsk. De Pellegrin, Giacomini, campione del mondo, eccolo inquadrato, Maffei e Minetti sono partiti in 15esima posizione su 23 squadre in gara e purtroppo senza punti di riferimento poiché tutte le favorite partivano per ultime. Alla fine l'iridato Giacomini ha così commentato la gara: eravamo convinti di aver ottenuto un tempo da medaglia, i cambi sono stati regolari, non ci sono stati cedimenti, abbiamo dato il massimo ma non è bastato per superare gli atleti dell'est. Allora riepiloghiamo il risultato finale: prima Unione Sovietica 2:01:21, seconda Germania orientale 2:02:53, terza Cecoslovacchia stesso tempo, vale dire con un ritardo di 1:33, quarta Polonia 2:04:13, quinta Italia 2:05:55, a 3:15 dall'Unione Sovietica che ha schierato Kashirin, Luguia, Shelfano e Yarkin.
Da segnalare il crollo di alcune nazionali che in questa gara avevano sempre ottenuto ottimi risultati. Nona la Gran Bretagna, decima la Danimarca, dodicesima la Svezia, quattordicesima la Svizzera, quindicesima l'Olanda, addirittura sedicesimo il Belgio. E veniamo ai risultati conseguiti oggi dagli azzurri. Nella pallanuoto siamo stati sconfitti per 8-6 dall'Unione Sovietica, ma non è tutto perso perché le prime due del girone vanno in finale. Pallacanestro in campo maschile, l'Italia si è imposta alla Svezia per 92-77, ma le ragazze sono state battute piuttosto seccamente dalla Bulgaria, 102-65 il punteggio. Nel canottaggio il duo Essenza di Baldacci e Valtorta ha vinto la propria batteria e si è qualificato per le semifinali. Sono andati invece nel recupero, che avrà luogo dopo domani, i componenti del duo Econ, vale a dire a Bagnale dell'Aquila, timoniere di Capua. Sono finiti terzi nella batteria. Lotta greco-romana, categoria al limite dei 48 kg, Vincenzo Maenza è stato eliminato dal finlandese Aparanta. Nella pallavolo gli azzurri sono stati seccamente sconfitti dai cubani 3-0. I set sono così conclusi 15-8 e 15-6. Nel pentathlon Cristofori è 17° dopo la prova di equitazione. Pugilato, Carlo Rossolillo aveva poche speranze contro il campione olimpico e mondiale, il cubano Herrera. Herrera infatti si è imposto ai punti, 5-0 il verdetto dei giudici. Infine nella prova di tiro, fossa olimpica, Basagni e Giovannetti sono in questo momento al secondo posto dopo le prime tre prove con 74 piattelli. Guida la classifica il tedesco Jorge Damme con 75 centri. Ma torniamo alle immagini da Mosca con un servizio dedicato al sollevamento pesi e al tiro pistola libera. Bella prova del peso mosca Gaetano Tosto nel sollevamento pesi. Nel corso della gara, che è stata vinta dal sovietico Osman Noliev, qui lo vediamo impegnato, ha migliorato il suo record italiano portandolo a 215 kg. Il primato precedente era di 212,5. Il sovietico ha battuto il nordcoreano Oh Bong-chol, che si è imposto a sua volta sul connazionale Gang Gyeong-si, medaglia di bronzo. Nella prova di slancio, proprio Ang Gyeong-si ha stabilito con 113 kg il nuovo record mondiale della specialità. È stata una competizione ad altissimo livello. I primi quattro atleti hanno sollevato tutti 245 kg. L'ungherese Béla Ola è rimasto escluso dalle medaglie perché è risultato essere il più pesante tra i quattro. In mattinata era stata assegnata la prima medaglia d'oro in assoluto. Era andata al tiratore sovietico Alexander Melentev, che si è aggiudicato la gara di pistola libera con 581 bersagli su 600, stabilendo il nuovo record mondiale da 50 metri. Il tedesco orientale Volimar ha conquistato la medaglia d'argento con 568 centri e il bulgaro Diakov è giunto terzo con 565 bersagli colpiti. I due azzurri in gara, Enrico Rabacchin e Roberto Ferraris, sono terminati rispettivamente 11° a pari merito con un bulgaro e 24°. Rabacchin ha detto di essere stato tradito dall'emozione e di aver compromesso il risultato finale per i troppi errori commessi nella prima e nell'ultima serie di tiri. Per Ferraris, che è uno specialista della pistola automatica, si è trattato più che altro di un grosso allenamento. Come vi dicevo in apertura, l'olandese Joop Zoetemelk ha vinto il Tour de France, che si è concluso oggi con la tappa alle Fontenay-sous-Bois Parigi, che ha fatto registrare il successo del belga Verschuren. Zoetemelk ha 33 anni e ha al suo attivo 5 secondi posti al Tour de France. Si è imposto con un vantaggio di 6 primi 55 secondi sul connazionale Kuiper,
terzo il francese Martin, quarto il belga De Muynck e quinto il portoghese Agostinho. E passiamo al calcio, due parole, vale la pena di spenderle. Oggi, prima tra le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A, si è riunita l'Avellino, ha cominciato la preparazione a Porretta Terme. Domani sarà la volta del Bologna che si ritroverà ad Asiago, la Fiorentina a Barga, la Pistoiese a Cutigliano. Sempre domani raduno del Milan a Milanello. Con la sentenza della Commissione di Appello Federale si è così conclusa la lunga vicenda del calcio scommesse, una storia fin troppo conosciuta di un'estate direi poco allegra per i tifosi del calcio, perché gli europei sono andati così così, il mercato non ha dato grandi soddisfazioni, le sentenze sono, almeno pare, piuttosto impopolari. Ecco, si è esaurita così l'ultima pagina del pallone. In proposito, abbiamo preparato un servizio. Due giorni prima di riprendere la preparazione, il Milan viene condannato alla Serie B dal secondo verdetto della giustizia sportiva. I commenti sulla sentenza sono di toni diversi, ma quasi nessuno tra i columnist del pallone si sente orgoglioso di appartenere alla parrocchia. Insomma, nessuno indugia al famoso giustizia è fatta, perché una maggiore indulgenza avrebbe probabilmente finito per accontentare di più la pubblica opinione e sicuramente avrebbe salvaguardato lo stato precario di tutto il baraccone. Identico discorso, si intende, vale per Paolo Rossi, appiedato per 2 anni, Giordano e Manfredonio, insomma per tutti. Dire che la purga gioverà all'immagine del nostro sport è più popolare e previsione fin troppo ottimistica per essere condivisa dagli addetti, i quali hanno altri motivi per essere meno disponibili che in passato. Il calciomercato, per tradizione il carosello più appariscente della promozione calcistica, ha lasciato tutti freddini. Si era partiti con le solite sparate, persino un VIP come Franco Causio era stato messo in vetrina, per non parlare di Paolino Pulici, vale a dire due bandiere della pedata sabauda. Invece, e come certamente sapete, i cosiddetti pezzi da 90 sono rimasti nelle loro case vecchie, soprattutto perché in giro ci sono ben pochi quattrini e ancor meno campioni emergenti. Salvatore Bagni, altro affare mancato, rimane a Perugia, come Adelio Moro ad Ascoli e Selvaggi al Cagliari. Su questi tre nomi ha vissuto fino all'ultimo il mercato dei Calli illustri, mentre si erano già definiti i trasferimenti di Virdis, di Ugolotti, di Bigone Chiodi, di D'Amico. Il ventilato arrivo degli stranieri è stato parzialmente rinviato. Soltanto l'Inter, fra le grandi, si è affacciata all'estero con la convinzione di migliorare il proprio tono spettacolare. Arriva l'austriaco Proasca in casa dei neocampioni, arriverà Van de Corbut al Torino, ma trattandosi di un difensore è piuttosto difficile prevedere uno strepitoso rilancio dei Granata in chiave spettacolare. Ad eccezione di René Van de Kerkhove, approdato alla Lazio, il resto del panorama internazionale è tutto da scoprire. Rimane comunque il fatto che una grossa squadra come la Juventus ha per ora sospeso le ricerche in attesa di pescare davvero qualche pesce grosso più avanti. Così, con qualche straniero e nemmeno di grande fama e con gli organici rinnovati senza particolari sussulti, il calcio professionistico riprende da domani la marcia verso i tifosi. I prezzi dei biglietti sono stati ritoccati in alto, naturalmente, e la speranza che l'affezionata clientela rinnovi, come in passato, il proprio interessamento al pallone rimane sospesa fino al prossimo settembre. L'Italia del pallone continua a far parlare di sé più per tradizione che per effettivo merito. L'opera di rinnovamento delle strutture del calcio è ancora di là da venire. Esce dalla punta della piramide calcistica un personaggio abile e prudente come Artemio Franchi, sta per essere sostituito dall'avvocato Federico Sordillo, ex presidente del Milan e attualmente capo del settore tecnico. Il cambio della guardia, così almeno dicono i super informati, potrebbe comportare nuovi indirizzi alla politica federale, per esempio un campionato di A a 20 squadre anziché a 16. Forse questa è un'idea buona. Allargando il numero delle partecipanti si potranno evitare parzialmente almeno le paure della retrocessione e si rivitalizzerebbero i bilanci delle società,
cosa non del tutto trascurabile dal momento che gli ultimi rilievi sullo stato di salute economico delle squadre sono quasi tutti piuttosto deprimenti e passibili di provvedimenti da parte di una ipotetica giustizia amministrativa. Ecco, abbiamo detto degli stranieri che stanno arrivando, l'ultimo arrivo è Eneas, un giovane brasiliano che dovrebbe essere il centravanti del Bologna per la prossima stagione. Lo accompagnava, forse per buon auspicio, come por bonheur, José Altafini. Nel campionato italiano di baseball, incontro forse decisivo a Nettuno tra il Glen Grant e il Derby Gum. Nostro inviato alla partita, Sandro Petrucci. Commentare un incontro di baseball a un pubblico come quello della Domenica Sportiva, che nella grande maggioranza conosce poco affatto questo sport, non è facile. Ed è un peccato, perché il doppio confronto tra le due migliori squadre di questo campionato meriterebbe un discorso tecnico anziché didattico, come si usa fare quando si parla di baseball in televisione. A Nettuno, infatti, gli inseguitori del Glen Grant sono riusciti a dare scacco matto ai campioni d'Italia del Derby Gum e ad appaiarli in testa alla classifica grazie a due vittorie nette, convincenti ed esaltanti per l'andamento degli incontri. A confronto i battitori più forti d'Italia e nella seconda partita le batterie che si contendono il posto in azzurro. Nel numero delle battute valide i romagnoli si sono imposti per 12-10, ma non hanno saputo racimolare che 5 punti contro gli 8 dei laziali. E ciò è accaduto grazie alla maggiore regolarità degli americani di Nettuno, che hanno nel negro Sanders la loro punta di diamante e l'uomo che gli avversari preferiscono mandare in base gratuitamente piuttosto che farlo battere. Questo un esempio. La squadra adriatica, sempre relativamente al primo incontro cui si riferiscono le immagini, ha tenuto testa agli avversari sino al terzo inning. Poi Orizzi è rimasto troppo solo per contenere una squadra incitata da un pubblico che in due serate ha permesso un incasso di oltre 30 milioni. Sanders da una parte e Orizzi dall'altra hanno concluso a mille i loro turni di battuta. Più netto il successo dei tirrenici nel secondo incontro, quello che ha permesso il ricongiungimento in testa alla classifica. 12-4 per il Glen Grant e netta affermazione della batteria tutta italiana. Cianfriglia, natalizia, rilevato poi da Morbille. Su quella italo-americana tinta d'azzurro, Romano Orizzi. Già al primo inning il cubano Oliveros ha spedito la pallina oltre la rete e con le valide di Trinci e Costantini ha permesso ai nettunesi di avvantaggiarsi di 4 punti. Orizzi ha risposto al quarto inning con un fuoricampo da 2 punti, ma quando il braccio di Romano ha cominciato a tremare, dal quinto tempo in poi i nettunesi hanno dato vita ad una girandola frutto di valide e di basi su ball. Tra tanti americani da una parte e dall'altra, in grande evidenza si è messo il giovane Baggio Alemani. Il ragazzo di Nettuno ha concluso in trionfo il doppio confronto, significativo il fuoricampo da 2 punti al settimo inning, a coronamento di 2 eccellenti prestazioni sul sacchetto di terza base. Complicato il suo nome come le regole di questo gioco che, se più conosciuto, sicuramente sarebbe anche più apprezzato. A Nettuno lo conoscono e lo amano, i bambini così come le persone anziane. Ed eccoci all'automobilismo. A Zandvoort in Olanda, nona prova del campionato europeo di Formula 2, ha vinto il francese Dell'Est su AGS. Terzo Theo Fabi in classifica, sempre al comando l'inglese Brian Enton. Terzo è Fabi. Motociclismo, a Misano era in programma oggi il Gran Premio di San Marino, manifestazione internazionale riservata alle classi 250 e 500. Graziano Rossi su Suzuki si è imposto nella categoria maggiore davanti a Migliorati e Katayama. Nelle 250 invece è successo di Massimo Matteoni su Bimota davanti a Conforti e Marchegiani, entrambi su Yamaha. E passiamo allo sci nautico. A San Feliciano sul Trasimeno si sono conclusi oggi i campionati italiani, specialità slalom, figure, salti e piedi nudi. Silvia Terracciano ha conquistato tutti e 3 i titoli nel settore femminile. In campo maschile, grossa sorpresa nello slalom con l'affermazione di Giorgio Moz. Andrea Granalli e Marco Merlo sono stati i vincitori nelle figure e nel salto. Infine, nella prova a piedi nudi, specialità tanto spettacolare quanto difficile, successo di Massimo Crespi.
Ma ora godiamoci queste belle immagini che danno l'impressione anche a noi di essere un po' in vacanza. Rocco Mattioli osservava con particolare interesse le immagini di Gullotta. Non è che hai già in mente di cambiare sport? No, adesso no, adesso no. Senti, l'ultima volta che ti abbiamo visto in televisione eri messo piuttosto male contro Hope, però direi che ti sei riscattato con delle dichiarazioni da persona per bene, da persona civile, matura. Ecco, dichiarazioni che però hanno sorpreso un po' tutti, questa di abbandonare il ring. È una decisione che avevi meditato? No, guardi, io ti posso dire che prima del match io ero molto molto carico e stavo bene. Quella è una cosa che mi è avvenuta appena dopo il match. Io l'ho detta e oggi sono contento perché l'ho detta. L'hai detta, ma ci hai ripensato e passato una settimana? No. Proprio assolutamente. Ecco, allora vorrei che tu commentassi una notizia che è proprio di oggi. Arriva da Las Vegas e parla di Clay o Ali, se preferisci. Pare debba sottoporsi ad un'accurata visita medica e soltanto così avrà l'autorizzazione a battersi a Las Vegas il 2 ottobre contro Holmes. Secondo te come si può interpretare questa notizia?
Ma io... Clay, tu lo sai, ha 38 anni. Certo, lui adesso è fermo per, mi sa, un 3 anni, se non mi sbaglio. E sai, un pugile dopo di 3 anni fermo, pensa che è anche giusto andare a fare un controllo, una visita medica. Poi ho sentito che Clay non è che sta molto bene, c'è un po' di reumatismo, sciatica. Secondo anche... te, Rocky, parliamoci chiaro, è un match serio o no? Ma sai, un match serio, Clay è sempre un attore sul ring, più che un pugile, però è stato un grandissimo pugile. Pensi che lui vuole diventare quel pugile che nessuno al mondo ha fatto, ecco. E penso che lui lo vuole fare, però sai, contro Holmes, che Holmes è molto giovane, molto bravo anche, e Clay ormai i suoi anni belli l'ha passata. E sai, può anche essere un bellissimo match, però... Ecco, speriamo che sia un bel match, un po' più bello di questo. Ecco, tu hai girato il mondo, no? Dall'Australia in Italia, per dare e prendere cazzotti, tanti sacrifici, tante rinunce. Ecco, adesso hai fatto certamente un bilancio, ne valsa la pena? Ma io sono contento di quelle cose che io sono fatte. Io ho fatto tante cose, io ho solo 27 anni e ho diventato campione del mondo e ho avuto tante soddisfazioni alla vita. Penso che qualsiasi pugile sogna di essere campione del mondo. Io l'ho fatto, però adesso è arrivato un punto quando io non me lo sento più e quindi è inutile andare avanti. Io ho finito in bellezza. E penso che la gente è rimasta contenta di quello che ho fatto. È una cosa drammatica anche per me, per dire, però io lo devo fare perché non mi sento più di sacrificarmi più. Ecco, signora Silvia, fino a che punto lei ha condizionato questa decisione di Rocco? Mai niente, assolutamente. Cioè, non ne avevate mai parlato? No. Piantala, sono stufa di soffrire. No, anzi. Ecco, le faccio una domanda. Lei ha un bambino, Massimiliano, mi pare, sì. No? 15 mesi. Se dovesse decidere di fare la box, troverebbe degli ostacoli nei genitori o... No, più che altro in lui. Perché, Rocky? Ma io non ci credo che un padre che è stato un pugile deve forzare il suo figlio di fare il pugile. Se il mio figlio è nato per fare il pugile, lui lo scopriremo. Lo fa. E lo scopriremo. Intanto che peso è? A 15 mesi? Ma lui, sì, a 15 mesi pesa sui 11 kg e mezzo. Quindi diventerà un medio massimo. Certo. Come oggi peserà un massimo. Se continua così. Io senz'altro non lo dice a lui di fare il pugilato. Se lui ce l'ha, lo fa. Ma io, guarda, non ce lo dico proprio perché è un mestiere molto molto duro. Ecco, Open Inter, secondo te sarà un bel match? Potrebbe essere un match interessante? Potrebbe essere un bellissimo match. Io direi che Hope è un pugile molto bravo, come si è visto. È un pugile abbastanza forte, abbastanza di classe anche. Però penso che quando un pugile bravo come lui, che ci va sempre addosso, Hope perde qualche cosa. E penso che Mente sarà il pugile che lo può fare queste. Ecco, senti, ancora due domande. Una è, secondo te in questo momento qual è il miglior pugile del mondo? Ma per me è Roberto Duran. Roberto Duran. Certo. Ecco, prima ho citato Open Minter perché sono quelli che hanno rovinato la box italiana. Parliamoci chiaro. Senza sono i tempi, tuo Fermo sono e i tempi Mattioli siamo nei guai. Sono i tempi dell'inglese, come c'era i tempi degli italiani. La box è un giro che fa sempre tonde, quindi l'Italia adesso è un pochettino in giù, però io penso che con questi ragazzi giovani che c'è oggi sa riprendere. Ecco, dammi un nome, dai, su quale... Ma il nome adesso non è che mi viene molto... Non ti sei così. Preparato? No. Questa però, domanda non sei preparato? No, sono domande un po' così, ma io credo che c'è molto molto giovane che la box lo fa bene, e adesso bisogna del tempo e bisogna vedere come sono questi giovani quando si lanciano. Ecco, intanto diamo un'occhiata all'Olimpiade in una selezione di questa prima giornata dei match più interessanti. Purtroppo non ci sarà quello tra Russolillo ed Herrera perché non ci è arrivato. Il commento è di Paolo Rosa. Primo incontro del torneo olimpico di pugilato che vede la partecipazione di 273 pugili e questo è il primo match del torneo.
categoria dei pesi piuma al limite di 57 kg. 57 kg tra il rappresentante Rudi Fink della Germania Democratica e il finnico Annu Kaislama. Non a caso vedete che i pugili portano dei guantoni con la parte bianca, i colpi validi sono soltanto quelli messi a segno con la parte bianca, messa in evidenza appunto per rendere più facile il giudizio della giuria. Siamo così giunti al terzo, ultimo round, con il tedesco dell'est che sembra dare sempre la sensazione di padroneggiare il combattimento. Ora tocca con il destro, un destro rapidissimo, ripetiamo, si tratta della categoria dei pesi piume ed è questo il primo combattimento del torneo olimpico sul quale si è aperto il sipario qui nel bellissimo palazzo dello sport, a fianco al quale c'è il palazzo dove si disputa la pallacanestro. Ora vediamo che il finlandese Kaislama è riuscito per la prima volta a mettere a segno un paio di colpi, ancora insiste ed è naturale che il finlandese tenti tutto per tutto in questa terza ripresa, probabilmente essendosi reso conto che i due precedenti round sono stati appannaggio del suo avversario, quindi non può che sperare in un recupero assai difficile in questa terza ed ultima ripresa. Lo vediamo infatti un pochino più intraprendente il finlandese, ma sempre sottoposto alla dura reazione di Fink, che dispone di una rapidità di esecuzione grazie alla quale riesce ad anticipare l'avversario. Un combattimento estremamente pulito ma non eccezionale sul piano dei contenuti. Il torneo olimpico si prevede sarà dominato da sovietici, pugili dell'est e cubani, che già in passato hanno dato un'impronta rilevante ai tornei. Ecco, vediamo ancora Fink che sembra aver ripreso le redini del combattimento. C'è stata una reazione quasi disperata di Kaislama, ma il finnico raramente ha avuto l'opportunità di rendersi pericoloso, comunque di attuare una tattica di attacco, mai riuscendo a strappare l'iniziativa a Fink. Più che altro si affida a colpi isolati Kaislama, ora ha raggiunto il bersaglio, è riuscito a giungere a importo con un'azione, ma recupera prontamente Fink. Ormai siamo ai pochi secondi finali di questo primo match di apertura del torneo olimpico, che vede la partecipazione di 273 pugili, un numero leggermente inferiore a quello di Montreal, dovuto naturalmente alla mancanza di americani, che specie a Montreal avevano conquistato ben 5 titoli, mentre rivediamo ancora l'azione pressante di Fink, che conclude così, ora viene raggiunto però da un destro e si conclude in questo momento il match, un match che il tedesco dell'est si è aggiudicato, perlomeno in base alla nostra valutazione, che non dovrebbe discordare da quella dei giudici, dal momento che è stato un combattimento molto lineare e nelle tre riprese, salvo qualche raro sprazzo, Rudi Fink, 22enne, della Germania dell'Est, ha sistematicamente tenuto le redini in pugno. Ed eccoci alla terza ripresa del secondo combattimento del torneo olimpico di pugilato. Vedete inquadrato Nidal Haddad, siriano, opposto a Carlos González, messicano. Nelle due prime riprese indubbiamente il messicano González ha fatto sfoggio della sua classe, ma poi l'aggressività, il temperamento di Haddad, di cui vediamo qualche fase ripetuta della seconda ripresa, ha rimesso un po' in discussione le cose. Indubbiamente dal punto di vista stilistico González è superiore al suo avversario, ma Haddad, dopo aver subito la supremazia dell'avversario nel corso della prima ripresa, ha preso coraggio nella seconda, si è scagliato sull'avversario dimostrando grande temperamento e anche mettendo un po' alla frusta l'avversario. Eccoci così giunti agli ultimi tre minuti di questa battaglia tra due galletti, si tratta del 32esimi di finale, sempre in categoria dei pesi piuma al limite di 57 kg.
In precedenza abbiamo visto la prova di Fink, tedesco dell'est, che ha vinto, come era facile prevedere, col punteggio pieno di 5-0, mentre questo match appare un pochino più equilibrato, se non altro per lo slancio combattivo del siriano Haddad, che di tanto in tanto, vedete, si scaglia sull'avversario con colpi larghissimi, non è certo un modello di stile. Ora è la volta però del messicano Gonzalez, che meglio inquadrato, meglio impostato, mette sul tappeto le sue doti di buon stilista. Deve battere in ritirata il siriano Haddad, ma vedete che nulla concede, impostato in guardia falsa il siriano Haddad sulla sinistra del teleschermo con il numero 214. Ecco, cerca di approfittare messicano, scivola a terra Haddad, ma non è stato colpito. È un momento abbastanza confuso del combattimento. Cerca di mantenersi calmo il messicano, che ha tutto da guadagnare boxando in linea, ma non sempre è facile, non sempre glielo concede il coraggioso, impavido Haddad, che ora viene richiamato anche dall'arbitro. Vedete che di tanto in tanto il siriano entra con dei colpi ruvidi, un po' alla buona, ma si rende pericoloso. E dobbiamo dire che il messicano Gonzalez non ha mai perduto la testa, anche in queste fasi confuse, non ha perduto la testa ed è sempre riuscito a mantenersi in linea. Ecco, avete visto ora che ha portato un destro di pregevole fattura, insiste ancora il messicano, che probabilmente con questo finale molto limpido a suo favore dovrebbe concludere vittoriosamente il match. Mancano 38 secondi, il messicano sembra aver domato lo spavaldo siriano Haddad, che ha avuto dei pericolosi momenti nel corso della seconda ripresa, ma che in questa terza sembra sia stato domato dal miglior stilista Gonzalez. Anche questo match, ripetiamo, è dei 32esimi di finale, quindi semmai dovesse uno dei due andare in finale, come abbiamo già ripetuto per il precedente match, dovranno disputare ancora 5 combattimenti, questo è il sesto del turno. E in questo istante si conclude il match con Gonzalez, Carlos Gonzalez ancora all'attacco, e dobbiamo dire che il messicano si è dimostrato migliore. Battitore Pachka, Adesal Gonzalez Carlos, Messico. E come era facile prevedere, la vittoria viene assegnata a Gonzalez, che aveva in effetti dominato e si era dimostrato superiore anche e soprattutto sul piano stilistico del coraggioso siriano Haddad. Quindi Gonzalez supera il turno, come aveva fatto in precedenza il tedesco dell'est. Quindi, tra 10 secondi i pugili inizieranno la terza ripresa di questo combattimento. Ripetiamo, si tratta dei 16esimi di finale della categoria dei pesi leggeri al limite di 60 kg. Ecco questa terza ripresa, dopo la prima abbastanza equilibrata ma che ha visto molto attivo Ossai, c'è stata la seconda ripresa in favore del tedesco Novakovsky, secondo a Montreal, terzo ai campionati europei di Colonia lo scorso anno. Ancora il tedesco che riesce a tenere a bada l'avversario con il suo allungo, punzecchia di sinistro ma poi tocca di destro, riesce a mandare a vuoto le reazioni di Ossai, che sembra prediligere, vedete, il combattimento a distanza ravvicinata. E si impegna in questo scopo, nello scopo di chiudere le distanze, contrastato ovviamente da Novakovsky, che è abbastanza mobile sulle gambe ma che soprattutto dispone di un munitissimo sinistro che doppia poi nella circostanza più opportuna con un destro altrettanto pungente.
Novakovsky riesce a controllare l'andamento delle azioni. Ossai duramente colpito da un paio di destri molto incisivi, sembra aver perduto lo slancio precedente, anche se molto attivo quando riesce a raggiungere la distanza ravvicinata. Ma Novakovsky è molto esperto, vedete che lo chiude. Ora c'è un avvertimento rivolto al nigeriano che tiene la nuca dell'avversario e lo colpisce col montante. Mancano 50 secondi alla conclusione del match, parte da lontano Ossai, ne approfitta Novakovsky. Anche il tedesco però comincia a dimostrare sintomi di stanchezza, la sua azione non è infatti così pulita come era quella espressa nel corso del primo e secondo round. Tuttavia un grande vantaggio il tedesco Novakovsky, quello del destro che riesce a portare la distanza e riesce a portarlo con efficacia, ancora il destro che tocca il volto del coraggioso Ossai. Dimostra molto mestiere Novakovsky aiutandosi con la spalla nelle fasi ravvicinate. E in questo momento si conclude il match, un match che non dovrebbe sfuggire al tedesco Novakovsky. Terzo round del combattimento valevole per i sedicesimi di finale della categoria dei pesi leggeri al limite di 60 kg tra il congolese Motubela e l'ungherese Desamiz. Anche questo combattimento è stato molto interessante e questa terza ripresa dovrebbe appunto confermare la brillantezza dei contendenti. Motubela, un pugile molto elegante che rivedremo qualche momento del secondo round, nel quale poi si è visto che Desamiz, l'ungherese, ha fatto pesare la sua indiscussa supremazia dal punto di vista della potenza. Desamiz infatti si era trovato in difficoltà nel primo round di fronte a un avversario molto mobile, molto abile. Però nel secondo round poi ha stretto un po' i tempi, è riuscito a trovare la distanza ravvicinata e ha toccato duramente l'avversario provocandone il conteggio. Ora siamo al terzo round. Vedete che il congolese cerca sempre di manovrare il suo sinistro, è molto elegante, è molto mobile e ricorda in qualche modo i cubani nello stile così fantasioso e piacevole. Tuttavia Desamiz, l'ungherese che lo fronteggia, è pugile molto consistente, solido e forse meno bello a vedersi, ma dispone di molta potenza nei pugni, potenza che esprime quando riesce a trovare la giusta distanza. Ecco, vedete che è andato vuoto Motubela, ne approfitta Desamiz che nelle fasi ravvicinate indubbiamente si dimostra molto più efficiente. Ancora l'ungherese alla ricerca della distanza giusta per esplodere i suoi colpi, tocca con il gancio destro Motubela, che ha subito un conteggio nel corso del secondo round, conteggio che, ripetiamo, non è influente ai fini della valutazione, ma che comunque sta ad attestare che il pugile è stato duramente toccato dai colpi dell'ungherese Desamiz, uno che non va tanto per il sottile, che non ha un pugilato tanto scintillante ma estremamente efficace. Motubela aveva cercato sistematicamente di mantenersi lontano, ma non sempre vi è riuscito. Nei momenti in cui l'ungherese ha conquistato la giusta distanza, ha dovuto subire appunto la preponderanza fisica dell'ungherese, che ancora una volta riesce a toccare. Avete visto? Il negretto è rimasto un pochino scosso. Ora gli salta anche il paradenti. Parte da lontano Motubela, ma non sempre la traiettoria dei suoi colpi raggiunge il bersaglio esatto. Più concreto, vedete, l'ungherese Desamiz
che tocca ripetutamente, scuote ancora il congolese. Mancano 25 secondi alla conclusione del combattimento. Un eccellente tentativo di montante da parte di Modubela, che in questo istante suona il gong conclusivo. De Samis si avvia all'angolo abbastanza sereno, accolto da Laszlo Papp, che è stato uno dei più grandi pugili in campo dilettantistico e anche professionistico. Ha vinto ben 3 Olimpiadi nel 48, 52, 56. Un traguardo che forse potrebbe toccare anche Teofilo Stevenson, il pugile cubano che ha già vinto 2 Olimpiadi nella categoria dei pesi massimi e si avvia a vincere anche la terza. Vittoria a De Samis, come era nei voti, come era soprattutto nell'andamento del match. Ed eccoci al combattimento tra Bangura, Mohamed Bangura della Sierra Leone, e il sovietico Viktor Demenenko, campione europeo 1979, vincitore delle Spartachiadi e vincitore anche del torneo mondiale a New York. È uno degli elementi più prestigiosi della squadra sovietica, 22 anni. L'arbitro di questo incontro è il romano Tallarico, eccolo inquadrato. Si era presentato molto bene l'africano con dei colpi diretti che avevano un po' frastornato e sorpreso Demenenko, ma non lo avevano naturalmente troppo innervosito. Il sovietico ha mantenuto la calma, al momento opportuno poi è uscito fuori e ha imposto la sua maggiore classe. Ecco, rivediamo, questa è la fase iniziale del combattimento che aveva visto appunto l'africano Bangura mettersi in luce con dei colpi saettanti portati da lontano che avevano raggiunto più volte il bersaglio. Poi piano piano l'esperienza, anche se Demenenko ha appena 22, dicevamo, l'esperienza di Demenenko, che abbiamo ricordato ha vinto i campionati europei lo scorso anno a Colonia, ha vinto il torneo mondiale a New York, e comunque è un pugile di notevole bravura, ha imposto la sua classe. Ed ora vedremo l'esito di questa seconda ripresa, nella quale ancora il sovietico si mette in luce per i colpi, subisce un conteggio Bangura. Ora l'africano cerca di partire da lontano, ma vedete che combatte un pochino a testa alzata ed è soggetto ai colpi corti di Demenenko, che implacabile lo martella. Ed è un match che non sembra offrire alternative al di fuori di quella di vedere se Bangura concluderà in piedi oppure Demenenko riuscirà a risolvere il match prima del limite. Manca comunque un minuto e mezzo ancora al termine di questo secondo round. C'è un secondo richiamo dell'arbitro Tallarico rivolto a Bangura, che ora viene nuovamente colpito al volto, subisce un altro conteggio e ormai siamo all'epilogo. L'africano non sembra più in grado di contenere lo slancio dello scatenato Demenenko, intenzionato a farla finita in questa seconda ripresa. Mostra grande coraggio Bangura, parte da lontano ma i suoi colpi ormai non hanno più la lucentezza dimostrata nella fase iniziale. È costretto a tenere, c'è un avvertimento, ha già subito due richiami da parte di Tallarico. Il terzo significa la squalifica e anche questa è un'ipotesi da prendere in considerazione, a meno che Demenenko non risolva per conto suo. Ancora una volta è volato il paradenti,
e quindi c'è la squalifica, mi pare, la squalifica perché Bangura aveva incappato in un terzo ammonimento, quindi si tratta di squalifica. Esce di scena così Bangura, che dopo un inizio abbastanza promettente però sembrava non avere scampo di fronte a Viktor Demenenko, che lo stava dominando letteralmente, quindi per squalifica alla 59 secondi al termine della seconda ripresa, vince Demenenko. C'è una notizia di ciclismo che riguarda Francesco Moser, ritornato al successo in un circuito degli Assi a Lecco, vicino a Como. Ha battuto in volata Giuseppe Saronni, come al solito. Terzo, Gavazzi, che si è aggiudicato la volata del gruppo. Per coloro che ci accusano di trascurare il golf, una notizia che viene da Marfield, in Scozia. L'americano Tom Watson, trentenne, ha vinto per la terza volta l'Open britannico. Watson ha totalizzato 271 colpi in quattro successivi percorsi di 68, 70, 64 e 69, ossia 13 colpi al di sotto del par. Poi una sera vi spiegheremo di che si tratta. Ma eccoci alla fine, l'ultima notizia riguarda il mondo dei rally e a questo mondo dedichiamo la copertina di chiusura di questa puntata della Domenica Sportiva. Oggi con arrivo a Castrocaro Terme si è corso il rally detto Colline di Romagna, valida quale prova del campionato italiano internazionale. Ha vinto l'equipaggio Tony Rudi al volante di un Opel Ascona 400, secondo Lucky Pons su Fiat Abarth, terzi Tognana Cresto pure su Fiat Abarth. Dei 140 equipaggi partiti hanno concluso il percorso in 70. Vudafieri è sempre al comando della classifica. Vi ricordo che l'ottava prova del campionato italiano rally a Biella verso la fine di agosto per il rally della Lana. A voi tutti, buonasera.